Seduta di consiglio comunale, anzi se, prima seduta di consiglio comunale dei neoconsiglieri comunali eletti, per la convalida innanzitutto dalla carica di sindaco e della giunta municipale, poi per eleggere il presidente e il vicepresidente del consiglio, assistere al giuramento del sindaco eletto Giuseppe Canfora, più poi a comunicazioni del sindaco e alla designazione dei capigruppo consigliari. Una seduta che si comincia col sorriso sulle labbra da parte di tutti. È la prima seduta di consiglio comunale e chiaramente tutti quanti sono entusiasti e preparati a svolgere il nuovo ruolo della loro vita, essere consiglieri comunali. Ma ascoltiamo alcuni dei componenti del Consiglio Comunale prima della scelta del Presidente del Consiglio Comunale stesso. Siamo in continuazione sui fatti, abbiamo già fatto 3-4 delibere, tra le 4 delibere c'è anche il POC, che è appunto tra l'altro una primizia sul turismo archeologico, quindi sarà una cosa interessantissima. Si attiverà a parte il museo archeologico, è il PUA archeologico lo attiveremo, e tant'è che abbiamo fatto una pulizia accurata dell'area archeologica, e c'è una grande intenzione, una grande volontà di chiudere un protocollo d'intesa tra l'ente parco, il comune di Sarno, i distretti turistici, la sovrintendenza e poi anche le università di Salerno. Ho avuto la fortuna di ricoprire diversi ruoli all'interno della vecchia amministrazione, ho fatto opposizione con il secondo mandato del sindaco Amilcare Mancusi. È bello perché è un qualcosa di nuovo, quindi come tutte le cose nuove ti portano una certa eccitazione a capire, è normale che ti svegli la mattina e sai che ci stanno delle cose da fare che prima non facevi, però è bello cambiare, è bello vedere cose diverse. E guarda caso dopo dei 20 anni ti vai a occupare di quella materia che forse tragicamente tanto ti ha tolto, però che nello stesso tempo tanto ti potrebbe dare. E niente, io faccio sempre la battuta che amo il mio lavoro, e la fotografia è lo specchio della realtà, e iniziando a fotografare anche in giro per il mondo ti rendi conto che determinate cose non sono belle, è l'unico strumento, l'unico, che non siano le guerre, quindi parliamo di paesi non democratici, per cambiare l'ordine delle cose e il livello politico. Per la prima volta nel 2000, quindi 19 anni fa, e lì indubbiamente un'emozione solitamente un po' diversa, però comunque sia bene. È sempre un'emozione sedersi in consiglio comunale e rappresentare la città, ovviamente ripartiamo con lo stesso piglio con cui abbiamo lasciato, di essere amministratori attenti e di fare l'interesse della collettività tutta, di fare delle proposte concrete alla maggioranza nella speranza che vengano accolte, di essere guardinghi ovviamente su quella che è l'azione amministrativa e di essere propositivi nel momento in cui questa maggioranza propone ovviamente soluzioni all'interesse della città. La elezione del Presidente del Consiglio Comunale prima, del Vicepresidente del Consiglio Comunale poi, incomincia a far notare che c'è qualche cosa che non va fra maggioranza e opposizione, come è giusto che sia, perché le posizioni politiche sono ben diverse. C'è chi ha vinto e designa il suo presidente, c'è chi ha perso e al quale viene concesso la nomina del vicepresidente. Si cominciano le votazioni. Il Presidente del Consiglio Comunale, per essere eletto, deve avere 16 voti favorevoli. Alla prima e seconda votazione il signor Giuseppe Esposito riceve 15 voti, mentre viene eletto alla terza votazione con i 16 voti previsti dal regolamento. Cioè, per eleggere il Presidente del Consiglio, lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale di Sarno prevede 16 voti favorevoli, cioè i 2/3 del Consiglio Comunale. Quindi Giuseppe Esposito è eletto Presidente del Consiglio. Poi bisogna pensare a votare il Vicepresidente del Consiglio Comunale.
la maggioranza fa capire in maniera chiara che è disponibile a lasciare la vicepresidenza alle minoranze. Le minoranze indicano nell'avvocato Domenico Crescenzi il loro candidato alla vicepresidenza. Sembra cosa fatta e quindi si va a votare, cosa che però non avviene, perché la maggioranza vota un altro nome della minoranza, vota la signora Anna Robustelli, già candidata a sindaca non eletto, e la minoranza si vota il suo candidato. Qui succede il patatrac, polemiche, in quanto non è ritenuto corretto da parte delle minoranze la scelta della maggioranza di Anna Robustelli, tendente a spaccare la minoranza e non certamente ad unire. Polemiche su polemiche, contrasti fra maggioranza e minoranza, fino a che il capogruppo designato, che è il dottor Gianfranco Salvati, non chiede una sospensiva di 5 minuti per dirimere un poco la questione. La sospensiva viene votata, viene concessa e si rientra dopo proprio 5 minuti, si rientra in Consiglio Comunale. C'è la votazione, viene eletto all'unanimità, fatto eccezione per qualche scheda bianca, mi sembra che siano state 3 o 4, viene eletto a maggioranza vicepresidente del Consiglio Domenico Crescenzi. Quindi si è chiaramente chiarita la questione, anche se precedentemente la consigliera Anna Robustelli ha tenuto a chiarire dimettendosi da subito, non accettando l'incarico di vicepresidente, che lei non ha alcuna intenzione di dividere le minoranze né di accettare un incarico del quale non aveva discusso con nessuno. Lei non ha accettato, ecco perché si è passato subito dopo alla sospensiva e al voto su Domenico Crescenzi, che è stato eletto con l'unanimità, fatta eccezione per 3-4 voti, schede bianche, viene eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. È chiaro, forse non si intendeva cominciare così, sia da parte della minoranza che da parte di qualche consigliere di minoranza, i quali consiglieri di maggioranza hanno espresso, alcuni di loro, anche un voto favorevole nei confronti di Crescenzi, ma questo è stato polemiche, fino alla sospensiva. Chiarito il problema, si siede alla presidenza del Consiglio Giuseppe Esposito, Crescenzi rimane vicepresidente del Consiglio, interviene anche con un intervento molto critico, al quale risponde il sindaco Canfora dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione, e risponde a Crescenzi e a quanti hanno criticato l'atteggiamento della maggioranza. Certo è, c'è buona volontà da parte di tutti, dei nuovi e di coloro che hanno più esperienza. Il lavoro da fare è ancora tanto, si è all'inizio, e noi da parte nostra non facciamo altro che augurare alla maggioranza e alla minoranza un buon e proficuo lavoro. Subito dopo vengono nominati da parte del sindaco, quindi chiariti a tutta la popolazione, i nuovi assessori che faranno parte della giunta del sindacato Giuseppe Canfora. Anziché creare precedenti per le rotture, da questo...